Box. Spero, confido, per il prossimo anno, perché
questa vostra esperienza si trasformi in un passaggio determinante per tutto il sistema della vostra professione e del nostro ente. Credo che il passaggio di questo sforzo dell'Università di Teramo sulla formazione sia un esempio per tutti. Enasarco ha stanziato, proprio guardando le esperienze formative e credendo che la formazione sia un elemento di welfare fondamentale, ha stanziato una cifra rilevante a favore di iniziative come quella di Teramo o similari. C'è una forte attenzione nel mondo degli agenti e promotori finanziari allo sviluppo del settore formativo. Confidiamo che questo passaggio sia un elemento che permetta agli agenti e ai promotori finanziari di affrontare il cambiamento, che è un cambiamento radicale in un'economia molto difficile, e quindi possa dargli elementi per affrontare meglio il mercato. La possibilità di pronunciarmi attraverso questo breve discorso a nome degli studenti della Corte ATSC del nostro prestigioso Ateneo è per me ragione di orgoglio ed emozione. Ci è stata data l'opportunità di integrare alla nostra già validissima esperienza lavorativa un bagaglio di competenze di alta formazione universitaria. Siamo grati alla nostra università per l'alta qualità della didattica che tutti noi abbiamo riscontrato, ma soprattutto per essere riusciti a plasmare un percorso di studi con la giusta attenzione ai bisogni della nostra figura professionale, integrando argomenti mirati per il nostro lavoro. Per i poteri conferitimi dal magnifico rettore la proclamo dottore in scienze della comunicazione con il punteggio di 110 su 110 e la... Dottor Damiani, qui abbiamo una quota rosa da 110. Eh sì, questa è stata veramente una grande soddisfazione, ma non è una sorpresa, io lei l'ho seguita fin dall'inizio ed è una persona che ha sempre studiato, quindi me l'aspettavo, quindi veramente complimenti Monica, perché veramente si esce da questo, penso sicuramente, da questo corso con un bagaglio di conoscenze, e sono sicuro che come per me anche per te nella vita ci aiuta a superare tutte quelle che sono gli ostacoli quotidiani. Complimenti, sono orgoglioso di te. Missionaries in a foreign field. For some reason I
mettiamo un altro tassello, continuiamo a fare formazione universitaria, continuiamo a fare laureati e aumentare la preparazione culturale, quindi la formazione di questa categoria che qualche anno fa ci ha chiesto di iniziare un percorso insieme, un percorso mirato al miglioramento, all'arricchimento culturale, e noi abbiamo, come dire, li abbiamo seguiti e insieme abbiamo progettato un percorso che sta dando i suoi frutti. Loro sono laureati di un percorso che abbiamo cominciato a pensare 3 anni fa, adesso oggi abbiamo addirittura proprio un indirizzo che è mirato al commercio e al marketing, che veramente è fatto, come dire, su misura per esigenze formative di questo tipo. Dottor Damiani, anche questa mandata di laureati è finita, un nuovo corso che riparte. Sì, siamo arrivati a 92 laureati, 600 iscritti in Italia. Oggi è stato un momento emozionante, come se fosse la prima volta. E ringrazio prima di tutto tutti i laureati che hanno creduto in questo progetto e hanno portato a termine con tanti sacrifici, perché hanno sacrificato la famiglia e il lavoro. E a loro un plauso enorme. In più ringrazio le istituzioni che anche oggi
hanno confermato l'impegno per portare avanti questo discorso di laurea professionalizzante, e soprattutto ringrazio anche il dottor Costa, presidente dell'ENASARCO, che ha presenziato per la prima volta, e anche qui l'ENASARCO ha fatto la parte principale, dove ha messo anche a disposizione 2,5 milioni di euro, ma soprattutto ha creduto in un progetto di formazione continua, che è quello che il mercato chiede. Oggi il mercato chiede non solo la competenza, ma anche la conoscenza, perché non c'è più una vendita transazionale, ma una vendita consulenziale. Come si accede a questi corsi di laurea? Tutti possono accedere al corso di scienza della comunicazione. Porteremo avanti questo progetto con altre idee. A gennaio faremo un career day qui all'Università di Teramo. L'Università di Teramo organizza questo incontro tra aziende e agenti di commercio, ma soprattutto anche per far avere un confronto, quindi un incontro tra neodiplomati e aziende, perché oggi si pensa che il posto fisso non c'è più, oppure ce n'è poco, mentre invece la partita IVA, con tutti gli incentivi che ci sono, può essere veramente una grossa opportunità di lavoro. Andando controcorrente, possiamo dare un consiglio ai giovani che si affacciano al lavoro? Controcorrente perché di solito si dice che la partita IVA è un problema. In questo caso possiamo dire che loro potrebbero rivolgersi a questo settore appunto come sbocco lavorativo? Le dico che noi stiamo aspettando, sono d'accordo con lei, stiamo aspettando dal Ministero del Lavoro, che è il Ministero competente per il nostro controllo, uno sblocco di un'operazione che abbiamo fatto per l'abbattimento dei contributi per i giovani. E è una professione importante, è una professione che dà reddito, e quindi se gestita con capacità, con tecnicità, con livelli culturali importanti, può dare grandi soddisfazioni ai giovani, e quindi il mio consiglio è entrate in questo settore. Box.